Amici di Telegolfo, ben ritrovati da parte di Giuseppe Capuano a quella che è la 13ª giornata del campionato di calcio 5, girone di Serie C2, girone C. Scendono in campo per quello che è un derby l'Arena Cicerone e la squadra di casa, l'Heracles Formia. Le immagini sono guidate dall'esterna 5 di Telegolfo, condotta da Gennaro Vernetti. Sottoscritto è già pronto a darvi il quadro delle formazioni in campo. È un derby inedito, visto che Arena Cicerone ed Heracles non si erano mai incontrate fin qui, benché siano due squadre giovani, benché siano due squadre che hanno le stesse località come mura di casa, ma non si sono mai incontrati in questo campionato. Andiamo a scoprire le formazioni in campo. Arena Cicerone con 12 Colagrosso, 1 Treglia, 4 Moccia, 6 Di Tucci, 7 Guastaferro, 8 Bartolomeo, 9 Boccia, 10 Forte, 14 Canfora, 15 Di Cecca, 16 Barbato e 17 Pimpinella. Allenatore è Mister Collu, il dirigente accompagnatore ovviamente è Lieto. L'Heracles, squadra di casa, con Petronzio, Di Palma e Joao, rispettivamente 12, 23 e 25, i tre portieri. Poi 2 Capitano Valerio, 5 Zottola, 6 Riso, 7 Vidigna, 10 Faria, 19 Diana e 21 Sai. L'allenatore è Mister Cardillo, il dirigente accompagnatore è Moscaritolo e ovviamente Valerio. Arbitro della gara, per completare il quadro di quelle che sono le persone presenti sul manto di gioco, il signor Marco Roberti di Aprilia. È un derby, l'Heracles si presenta a quota 20 punti in classifica, lontana praticamente 13 lunghezze da quello che è il primo posto di questo campionato ricoperto dall'Ere Nettuno, mentre la formazione dell'Arena Cicerone si presenta con 11 punti in classifica. L'Arena Cicerone è al momento decimo, quindi 5 posizioni in classifica in meno rispetto alla squadra ospitante di oggi. Clima è uno dei migliori per giocare una gara del genere, se non fosse un po' per il sole proprio negli occhi dritti, ma tutto il resto lascia presagire per una buona gara. La prima volta che vedo giocare Joao, il portiere portoghese arrivato qui all'Heracles, aveva già esordito nel mese di dicembre in una gara casalinga, ma ovviamente la prima volta che lo vedo e lo osservo. C'è un problema ad una porta, bisogna sistemare allora la retina. Squadre in campo: Valerio, Vidigna, Faria e Riso, giocatore di movimento, e Joao tra i pali per la squadra di casa. Dall'altra parte c'è Guastaferro, Forte, Di Tucci, l'eterno Peppe Di Tucci per la squadra dell'Arena, e il numero 15, si tratta di Di Cecca, e tra i pali credo che vada il numero 12 con la Grosso. Tante le chiavi di lettura che poi andremo a esaminare di questa gara. Il signor Roberti è già pronto lì sulla mediana per dare il via a questa gara. Staremo a vedere Marco Guastaferro come si muoverà, un Guastaferro che è molto diverso dal giocatore di calcio 5 che ha disputato in C1 ottimi campionati, che era lì sul pronto sbarco anche in Serie B. Pronti a iniziare, si comincia con un sensibile ritardo. Iniziato Heracles che attacca da destra verso sinistra i vostri teleschermi. Riso, possesso di palla, lancia lungo Di Tucci da pivot difensivo, poi dice che non riesce a gestire il pallone. Diciamo, Guastaferro che aveva anche calcato campi di Serie B nella città di Fondi, poi per lui c'è stata un'involuzione, ha abbandonato sia lui che Bisecco. Mi aiuta il nostro Felicione Pantanella. Ma ovviamente c'è stata un'involuzione, ha lasciato un po' il calcio a 5, l'abbiamo visto nel calcio a 11, ritorna in questa insolita veste, ma è ovviamente fisicamente un altro giocatore da quello che conoscevamo a quei tempi. E dall'altra parte sicuramente c'è la chiave di lettura di vedere Faria e Vidigna. Vidigna che è tornato dall'infortunio, si è curato a Parigi dove fa base, potremmo dire così, il portoghese. Sicuramente l'Heracles torna galvanizzato, un Heracles che si è ridotto per quanto riguarda i cambi, si è un po' ridotta come formazione, farà a meno anche di Napolitano. Intanto Valerio prova a scagliare il primo tiro, risponde presente il portiere Colagrosso.
diciamo che Negus sia un po' ridotto dal punto di vista dell'organico, non c'è neanche Napolitano assente per studi, ma ovviamente bisogna fare anche la conta degli assenti, come con la Cicco, come Pernice e i giocatori andati via. Tanto Riso prova l'accelerazione, impatta con Ritucci, c'è il fallo, primo fallo di gara a favore di Riso che frana a terra. È un Heracles che si trova ad affrontare un Girone che è un mix tra giovani e vecchie, non dico vecchie glorie, ma comunque giocatori di grande esperienza, perché Ritucci e Guastaferro sono giocatori che hanno esperienza, anche lo stesso Forte che... c'è bisogno di gente di esperienza, anche per quello, però è chiaro che a un certo punto ti rendi conto che ci vuole un giocatore di esperienza, altrimenti non puoi andare avanti. Infatti dice il nostro Felice Pantanella, senza l'esperienza comunque tanti giovani non riesci a metterli insieme. E diciamo anche lo stesso Forte è un giocatore che ha giocato nel DLF Formia, quindi un giocatore che ha la sua esperienza. Intanto finisce alto. A quei tempi del DLF Formia giocava in C2, era un DLF che giocava il campionato, rischiò addirittura di salire in C1, poi non se ne fece niente, salvo poi andare in involuzione come tante squadre di calcio a 5, come spesso accade. Tanto Riso prova a dialogare con Faria, all'indietro per Valerio, sale il numero 2, lascia poi sul posto per il portoghese Faria, a cercare di nuovo Riso, il pallone in mezzo di Tucci, lo arpiona per bene, c'è Di Cecca che si propone, poi Forte, chiuso da Vidigna, il pallone è fuori, ma la rimessa sarà per le maglie biancocelesti. La Ria Cicerone è una squadra che poi impersona il futsal nel calcio nel golfo, presidente di Gaeta, squadra di Formia e gioca a Minturno, quindi è un po' un tra virgolette città del golfo. In questo verso ovviamente l'Heracles ha perso la nominazione città del golfo quest'anno, prendendo solo città di Formia, proprio per radicalizzarsi. Heracles che però non ha mai giocato in casa, ha sempre giocato all'aperto. Intanto bella questa intuizione di Faria per Vidigna, che però non ha potuto controllare il pallone, non ha mai potuto giocare né al coperto né sul parquet e ovviamente neanche tra le mura di casa, che dovrebbero essere ipoteticamente quelle del palazzetto di Maranola. Tanto fase di studio che si protrae, siamo già al quarto minuto e in questa fase di studio allora andiamo a spendere anche due parole per due allenatori come Cardillo e Collo, entrambi tanta esperienza nel calcio a 5 sia maschile che femminile, hanno fatto campionati anche ad alto livello nel calcio a 5 femminile, due allenatori che curano tantissimo la tattica, due allenatori che non giocano il calcetto ma il calcio a 5, e questa è anche un'altra bella chiave di volta tra due squadre che sicuramente avranno il loro buon dire su questa partita. Pronto il calcio punizione, c'è Guastaferro in posizione di battuta, sembra più propenso lui che Di Tucci, solo Valerio in barriera, parte Guastaferro, il tiro, pallone che passa alto sopra la traversa di Joao, pallone alto, poi si riparte con Faria per Valerio, lascia sul posto Riso, Faria, c'è un buon margine su questo lato per Vidigna, riesce ad andare per via centrale Faria, c'è la chiusura di Guastaferro che attende col baricentro basso, poi Faria per poco prova a sorprendere con la grosso, palla fuori Di Tucci, lancio in avanti, qui non si tende con Guastaferro, pallone di nuovo dal portoghese Valerio, campo che è un po' impolverato, potremmo dire così, dalle giornate di sole, abbiamo tutti i climi possibili. Intanto Riso non passa il pallone, chiuso da Ritucci, già battuto il pallone Faria, giro palla per Valerio, Valerio all'esterno per Vidigna, Faria, e poi c'è il gol di Valerio. Primo gol lo segna Valerio, 1-0 per la formazione dell'Heracles. Schema ragionato, e poi praticamente Valerio si è ritrovato da solo a correggere il pallone, messo nello specchio della porta da Vidigna, ha parato ovviamente dal portiere, ma Valerio
stato lesto e furbo a girarlo alle spalle dell'estremo difensore della squadra ospite. Intanto Ritucci prova a scaldare il piede, palla alta, Joao non preferisce la soluzione veloce, finisce a ragionarla con Faria. Per tre quinti portoghese l'Heracles in questo momento. Faria, c'è Vidigna, finisce l'accelerazione verso Valerio, pallone che non passa, poi ancora Faria, riesce a superare il diretto avversario, si trattava di forte rimessa da battere proprio per la squadra ospite, già lanciata, e qui Valerio forse legge male il pallone, però in qualche modo riesce a intervenire la squadra ospite, che non porta pallone convincente da parte di Joao. Faria per Vidigna, lo stop a seguire, ancora il tocchetto, Valerio allargare per Riso, cercava il movimento di Vidigna che si era mosso bene, qui Riso 2-0, sorprende tutti, anche il portiere, e mette dentro Daniele Riso 2-0, due sberle per l'Arena Cicerone, un po' fastornato da questo 1-2 rapido dell'Heracles, che anche con tiri non eccezionali è riuscito a trovare la via della porta. E allora si riparte dalla mediana con Guastaferro, che palla a terra, la passa di Tucci, poi forte riesce a tagliare fuori Riso, si fa superare Valerio, poi il colpo di tacco, c'è la chiusura di forte, ora pallone che dovrà ripartire con calma per l'Heracles, già avanti di 2-0 quando siamo alle soglie dell'ottavo minuto. Valerio rimane alto, riesce a girare. Riso, non c'è il movimento di Vidigna, allora preferisce andare a pescare in posizione. Pallone scodellato in mezzo, lo scavetto non riesce, allora riparte Guastaferro, riconquista palla Faria, che preferisce andare su lidi più sicuri, gioca con Vidigna, lo scambio 3-2, poi Valerio. È un comunque molto ordinato Arena Cicerone, Faria impatta con Di Tucci, poi ritorna indietro Valerio per Faria. Diciamo una squadra molto ordinata in chiave difensiva, la squadra di Mister Collo, che praticamente non lascia margini agli avversari, difende compatta tutta dietro quella linea. Poi è giocato per Faria, poi Riso, Vidigna tenta il tiro rimpallato da Guastaferro, allora rimessa laterale da battere per Faria. Valerio, e qui si perde la pilla con la palla, Valerio spera che termina fuori, allora Di Tucci si può stendere l'Arena Cicerone di cerca, il tiro dalla distanza qui non aggancia per Guastaferro, ma c'è stato un tocco di un avversario, allora calcio d'angolo e corner a disposizione degli ospiti per cercare di ridurre il gap, che al momento è di 2-0. Lo scavetto, il tiro al volo di forte, qui bravo Joao, regala anche qualcosa alle immagini di Gennaro Vernetti, tiro che non aveva preso una potenza eccezionale. Valerio per Faria, ancora Faria, passeggio con il pallone, poi l'appoggia su Valerio, cercare Vidigna, pronto già un cambio per la squadra ospite. Faria intanto semina di cecca, pallone che ritorna però sul numero 15 che prova a prendersi il margine, ancora di cecca, c'è solo questa Faria in avanti, torna indietro da forte, forte a giocare su Di Tucci. Di Tucci con calma fa ragionare i suoi, Guastaferro cercare di cecca, si è chiuso bene l'Heracles, adesso Riso prova a interrompere il gioco, Valerio si riparte, 3 contro 2, ancora Valerio, due soluzioni, cerca Faria, poi il pallone in mezzo, non arriva Vidigna, c'è stato comunque il pallone alzato da Colagrosso oltre la traversa e quindi ci sarà corner. Due portieri giovanissimi per la squadra ospite. Faria aggancia bene, ancora forte, lo respinge all'indietro per Riso. Due corner non battuti verso la porta in questi frangente. Vidigna ancora nello setto per Faria, si riparte dal numero 7. Lo scavetto, cerca il momento di Vidigna che deve girarsi, però trova la chiusura del neo entrato Canfora. Canfora che è entrato in campo al posto di Dicecca. Faria qui perde la pilla con il pallone per l'intervento di Ritucci, l'appoggia fuori forse anche frettolosamente in questo caso Vidigna,
concentratissimi i due allenatori, entrambi in piedi a seguire la partita. Intanto si gira e tira Canfora, buona la sua occasione, ma il pallone deviato da Joao oltre la propria porta. Rimessa che sarà per Di Tucci, non è agganciato da Riso, elegante in questo controllo. Poi Valerio scavetta a cercare lungo, fa Vidigna, aggancia e tira Vidigna con la Grosso, sponde presente, buona la risposta del portiere per la formazione dell'Arena. Faria pronto a giocarsela con calma per Valerio, c'è Riso, poi Vidigna, non parte Riso, allora non riesce ad agganciare. Di Tucci a vita facile a gestire questo pallone. Di Tucci qui non riesce a pescare Canfora, pronto un altro cambio per Mister Collu. Tanto l'accelerazione di Vidigna, palla all'esterno del palo, fuori forte dentro il numero 16 Barbato per la squadra dell'Arena Cicerone. Intanto questo pallone scivola fuori, rimessa che sarà l'ultimo tocco di una maglia bianco-blu, e allora si riparte per Barbato, primo pallone toccato da lui, passeggia a cercare Costaferro, ancora il tentativo di accelerazione, Canfora si libera bene, però perde un attimo l'appiglio con il pallone, la riapertura che prende di Costaferro, allora può stendersi avanti l'Arena Cicerone, qui Joao risponde presente, mette in angolo sul tiro non irresistibile di Costaferro, ma comunque nel pieno specchio della porta. Barbato all'indietro per Di Tucci, spara Di Tucci, ma c'è tanta forza ma poca precisione in questo pallone scagliato verso i pali di Joao. 2-0 al momento, le reti di Valerio e Riso sotto la prima decade di minutaggio di questo primo tempo. Si scalda anche Zottola, Vidigna per via centrale, ancora Faria, lascia poi per Riso, Vidigna, il pallone che non è uscito, allora ancora Vidigna dopo l'aver fatto sponda su Faria, il giro palla dell'Eracle che prova ad avvolgere, perché no, a contorcere anche l'Arena nel momento in cui si gioca a marcatura uomo, si rischia di poter mandare in confusione anche l'avversario con questi passaggi. Barbato prova a prendersi l'accelerazione, la chiusura di Riso tamponato da Barbato, ma pallone fuori, rimessa che sarà da giocare per l'Eracles, subito per Valerio, spara lontano Valerio in una zona dove non ci sono compagni, pallone che scivola mestamente sul fondo, sarà con la Grosso a giocarla. Tanto c'è stato il cambio, è entrato Capitan Bartolomeo per l'Arena, altro senior potremmo dire così, Bartolomeo. Tanto Barbato si incunea bene, la chiusura netta e secca di Valerio, Valerio prova a portarla sul sinistro, il tiro, l'incrocio dei pali per lui. Il pallone che termina fuori, rimessa che sarà da giocare per le maglie nere. Bartolomeo la apre per Canfora, indietro ancora per Capitan Bartolomeo che ha preso il posto di Di Tucci in un cambio di pari ruolo praticamente. Faria, bello il triangolo che si chiude, ancora Faria, poi non riesce a tirare, pallone che termina sul fondo, rimessa che sarà da giocare già per la squadra avversaria che è pronta a partire per Bartolomeo. Guastaferro, non passa il pallone, la chiusura ottima da parte di Riso, rimessa laterale da giocare per Guastaferro e compagni con Bartolomeo. Tiro, pallone che colpisce Mister Cardillo, nulla di grave, ovviamente ha una posizione privilegiata ma anche molto pericolosa il mister della squadra di casa. Bartolomeo lancia in avanti, lo stop di Carfora, poi Guastaferro, Bartolomeo serve il piazzamento in avanti, Canfora riesce in qualche modo ad agganciare,
prova a sbilanciare l'avversario, ancora dietro Bartolomeo, possesso palla per lui, poi va a cercare Barbato, larga bene, ma Faria riesce a intervenire su Guastaferro, ha qualcosa da dire al compagno di reparto. Guastaferro è qui, bravo Riso, anticipa tutti, può ripartire la squadra di casa. Faria prende la corsia preferenziale di sorpasso, poi Riso, bello il tiro, non riesce a realizzare, ma praticamente Faria, pallone da una parte, giocatore dall'altra, ed è arrivato prima dell'avversario. Bellissimo il gesto del portoghese con la Diaz. Guastaferro, la chiusura di Vidigna, può ripartire l'Heracles, ancora Faria, prova ad inventare, c'è Bartolomeo e lì c'è il fallo ai danni di Faria, abbastanza secco il fallo sul giocatore numero 10 che si è prontamente rialzato lì in un fazzoletto di campo abbastanza intasato nei pressi della panchina della squadra ospite. Sembra essersi ripreso comunque mister Cardillo dalla pallonata al volto. Faria, calcio di punizione, nessuno sembra essere convinto in barriera che tirerà il portoghese. C'è il Riso a supporto, preferisce giocarla su Vidigna. Vidigna prova a prendere lo spazio, sposta il pallone e mette a segno il gol del 3-0. Pedro Vidigna, ed è 3-0. Sposta il pallone, sposta anche praticamente la barriera, in questo modo si apre il varco che porta a trafiggere con la Grosso, 3-0. E Arena Cicerone adesso comincia ad avere meno di quello che meriterebbe, perché è un passivo abbastanza pesante il 3-0 per la squadra di Collo, che se è vero che non ha mai o quasi mai impensierito Joao, pur vero che non è così sfilacciato in difesa per un risultato così netto come 3-0. Valerio per Faria, lancia in avanti, Valerio lascia sul posto per Faria che sta facendo la differenza sia lui che Vidigna. Valerio, bravo Barbato qui, ottimo il suo intervento a liberare la propria zona di competenza, diciamo è un futsal diverso ovviamente anche per mezzi tecnici dell'Heracles, che gioca molto di fino con Faria e Vidigna, oltre ovviamente Riso che dà quel quid in più. L'italiano portoghese è qui a terra, Zottola e Guastaferro si danno sportivamente il 5, i due che sono stati anche compagni di squadra. Barbato non riesce a far fettare il pallone, Riso parte palla a piede, si ferma, deve ragionare, c'è Bartolomeo su di lui a portare il pressing, Riso porta a passeggio il pallone, c'è fallo secondo il direttore di gara, si riparte con Riso che lascia sul posto per Faria. Faria prova a giocarla poi su Valerio, ancora Riso che ha preso un po' di ossigeno, Zottola lo scambia all'indietro con Valerio. Heracle che gioca su questi piccoli scambi, quasi a togliere, quasi a mandare con confusione l'avversario in questo caso. Intanto qui Canfra arriva aggressivo su Zottola, non passa il pallone, Zottola preferisce rifugiarsi fuori, occhiataccia tra Zottola e Canfra. Poi il 5 di intesa tra i due, Riso per il lancio verticale di Faria, c'è il fallo di Bartolomeo che interviene quasi scomposto in scivolata. Fuori due giocatori, si tratta di Canfora e Guastaferro. Non ho visto i cambi, uno è Moccia e l'altro è il numero 9, Boccia. Moccia e Boccia in campo, sembra quasi una marca di profumi. Tanto qui Faria perde il pallone, era partito Moccia in qualche modo, l'ha bloccato Faria, ma c'è angolo. Corner, sarà Moccia a giocarla, tratta anche di Tucci in campo. Boccia, qui bravo Joao, para bene il portiere della formazione ospite di casa, scusate, dell'Heracles. Arrivato nel mese di novembre, quasi a impatto zero, comincia ad allenarsi, poi è stato tesserato nel momento in cui si è aperto il mercato. Tanto Boccia, seconda volta che prova a bombardare verso la porta di Joao,
Boccia che ha un fisico prestante, quasi da rugbista più che da calciatore di calcio a 5. Di Tucci. Boccia, pallone in mezzo, Moccia in qualche modo anticipa Joao, però non trova lo specchio della porta. Joao la gioca su Faria, parte Valerio, palla a piede, taglia lo specchio, mette dentro, gol 4-0, lo segna Valerio con questa doppietta. Partito da solo, è praticamente da solo, è andato a battere Colagrosso in un gol non da Heracles, o almeno non all'altezza dei gol precedenti, ma che ha lasciato fuori dai propri ruoli tutta la squadra dell'Arena Cicerone. Arena Cicerone che non aveva rinunciato ad attaccare, anzi aveva messo più carne al fuoco nel settore in avanti. Se proprio vogliamo dire tutto, al momento Collo sta giocando con tre giocatori prettamente offensivi come Barbato, Boccia e Moccia, affidandosi solo a Ditucci spesso e volentieri per come primo baluardo difensivo. Pallone per Ditucci, Barbato, buono il suo appillo comunque alla gara. Si riparte con Ditucci, attenzione a non perdere palla, il tiro, palla fuori. E allora Joao lancia in avanti, ma visto l'angolo il direttore di gara non è d'accordo l'Heracles. Qui Moccia va a dire al direttore di gara, non l'ha toccata nessuna, bel gesto di fair play comunque per il giocatore dell'Arena, che non avrebbe cambiato la sua partita, ma è un gesto comunque che è da apprezzare. Valerio all'indietro per Riso, qui Moccia chiama al pressing il proprio compagno che deve seguire Riso, sintomo che l'Arena sta giocando a uomo. Pronto a rientrare Guastaferro, Zottola per Faria, poi ancora Zottola, Faria, qui chiude Moccia, pallone per Riso, Valerio sta innervosendo un po' la squadra ospite, poi serie di batti e ribatti, palla che non passa, Joao per Faria, attenzione a non incattivire la gara perché fin qui è stata abbastanza pulita, abbastanza regolare. Adesso due giocatori a terra, si tratta di Faria e di Barbato, si agita più Faria. Allora viene chiamato lo staff medico dell'Heracles, con Faria che sicuramente andrà in panca per questi ultimi 6 minuti, una botta alla caviglia per lui. Colpo alla caviglia per Faria che sembra aver avuto la peggio, leva anche il parastinco, ma avrà sicuramente tempo per riprendersi nella pausa tra prima e seconda frazione. Il portoghese che rimane comunque a terra si alza adesso abbastanza claudicante, accompagnato fuori, ci sarà il cambio, sarebbe comunque una perdita per questa partita l'esclusione di Faria, giocatore che ha inventato tantissimo, perché no, ha messo la zampata su gran parte delle 4 reti, benché non ne abbia firmata ancora una, ha messo una gran firma su tutte le 4 reti. Allora, dentro Diana, parte Moccia, para Joao, Zottola subito aggressivo su di lui, Moccia, si parte Riso,
qui Cardi lo chiamava a gran voce Mazzotta di entrare, forse che era quello con lo schema che voleva in quel momento. Poi il pallone per Valerio, palla di poco fuori, buona la giocata ma non la realizzazione da parte dell'Heracles. Pallone che si perde all'esterno, riparte il pallone in anticipo di Zottola, poi all'indietro il pallone deve uscire Joao, la gioca su Zottola. Zottola potrebbe anche puntare su lui già pronto Barbato, la gioca dietro su Valerio. Riso, l'Heracles italiano ha molto meno fantasia, fuori anche Vidigna oltre che a Faria. Riso per Zottola, lo scambio tra i due, Zottola si perde il pallone, lo deve ricominciare dietro da Joao. Valerio per Riso, attende questa ferro ancora dalle parti di Valerio. Zottola su lui aggressivo, Moccia riesce a partire, Zottola non trova il tiro, pallone stoppato lì, ma è andato veloce Zottola dall'altra parte. Boccia va a cercare Moccia su quest'altro lato, all'indietro per Barbato, giocata verso il numero 4 dell'arena. Poi si gira Boccia, il tiro di Joao e qui si mangia un gol Moccia. Bella la parata di Joao, poi Moccia che colpisce in pieno il palo e spara fuori al lato questo pallone. Sarà rinvio ancora per la squadra dell'Heracles, ancora 2 minuti e poi ci sarà il riposo, mentre sembra sofferente in panchina, ha tolto anche lo scarpino Faria. Diana per Valerio, la partita ha perso tanto l'uscita di Faria, almeno in questo frangente, con l'arena che è lì, ha arrancato a marcare altissimo anche facendosi sentire nel contatto fisico. Fuori Boccia, dentro forte, Vidigna è rientrato in campo, pallone per Riso, parte Valerio, riesce a seminare avversari, deve poi fermare il proprio impeto, non riesce a costarlo in mezzo, c'è la chiusura da parte di Guastaferro. Zottola non passa il pallone, infortunato anche Moccia, la chiusura adesso di Colagrosso, vediamo che riparte la squadra ospite, la chiusura di Riso, poi Barbato parte troppo in velocità, pallone che rimane comunque in campo, non esce la sfera. Zottola 2 contro 3, Zottola supera l'avversario, lo scavetto, non ci arriva nessuno, la pallone è osservato uscire da parte di Forte, si accontenta la rimessa, poi Guastaferro saluta e se ne va Guastaferro, e qui Diana, ingresso abbastanza scomposto per lui, Joao a chiudere, pallone in mezzo e c'è il gol di Barbato, era nell'aria il gol per l'Arena e Barbato accorcia le distanze, fa 4-1 in una partita che ha perso i connotati dell'Heracles e ha preso più quelli dell'Arena Cicerone, per farla e scriverla tra le righe, ha perso i connotati di una squadra che giocava soprattutto di tecnica e di tocchetti del calcio a 5, ha preso più una squadra con fisico e corsa come l'Arena Cicerone, perché no, anche gioco non pulissimo, limpidissimo, è un gioco più fisico che fa parte anche del calcio a 5, però il calcio a 5 di solito, intanto la traversa qui di Joao, Guastaferro, Vidigna, Cicerone fin qui ci ha dimostrato tanto fiato, tanta corsa, intanto Vidigna la parata di Colagrosso, ma non ci ha dimostrato i tocchetti, gli schemi che più si sono visti, quelle manovre avvolgenti che erano guidate da Faria nell'Heracles inizio di gara. 30° minuto già scoccato, Vidigna per Riso, pallone a cercare Vidigna, all'indietro per Joao, Joao il colpo, poi Barbato riesce a stoppare in qualche modo, controllo di Moccia che riesce a mettere in moto per Barbato e poi c'è il fallo ai danni di Diana,
fallo anche ai danni di Joao. Mentre sembra essersi ripreso Faria. E intanto l'arbitro dice che può bastare così, finisce il primo tempo 4-1 il risultato, il gol di Valerio al quinto e al 21esimo minuto, poi Riso, Vidigna al sesto e al 17esimo e Barbato per il momentaneo gol della bandiera, 29esimo minuto per il 4-1. Gara che si appresta a ricominciare. Di Tucci, Di Cecca, Guastaferro e Forte, praticamente i cinque che hanno ricominciato insieme a Colagrosso, i cinque che hanno iniziato il primo tempo per Collu. Dall'altra parte Faria che si è ripreso, Vidigna, Riso e Valerio. Si attende l'ok del direttore di gara per ricominciare a giocare, si inizia in questo momento. È la classica che adesso attaccata da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, si riparte dal punteggio di 4-1 a favore della squadra di casa. Sembra essersi ripreso al momento Faria, che comunque non sta forzando dopo il problema di fine primo tempo al piede per lui. Palla fuori, rimessa che sarà da giocare per la squadra di casa. Faria all'indietro per Valerio, ancora il passaggio per Vidigna, palla che rimane giocabile, poi Vidigna riesce a scappare via ma accompagna il pallone in fallo laterale. Allora rimessa che sta da giocare per Forte, Forte per Di Tucci, ancora Forte, riesce a tagliare il campo, va a cercare Guastaferro, all'indietro per Di Cecca, in avanti per Forte. Il tiro, Joao, Guastaferro e la risposta doppia del portiere portoghese che due volte mette il pallone in angolo. Di Tucci non riesce ad agganciare e giro sulla distinta, classe 74 Di Tucci, una bandiera del calcio a 5 ormai rimasta tra le poche, almeno per quanto riguarda gli anni 70. Credo non ci siano altri giocatori degli anni 70 in giro, a Felice Mattarella che sorride, però è la verità. Faria per Valerio, Riso con il pallone girato, va Di Tucci in marcatura, giro palla Riso, Faria, Vidigna, Faria ancora, Riso. Poi lo scavetta a cercare Riso, dice che in qualche modo riesce a intervenire, Vidigna in mezzo per Riso, c'è gol. La mette dentro Riso, ma è un gol costruito sull'asse italo-portoghese, quello di Riso, Faria e Vidigna. Ed è 5-1 adesso il punteggio con la squadra dell'Eracles che può festeggiare. Pronti via e praticamente dopo due minuti c'è già il gol del 5-1. Guastaferro ritorna a metà campo per giocarla. Pallone per Forte, prova a salutare, pallone che resta attivo però per lui sul filo della linea dell'out, proprio sotto gli occhi del direttore di gara. Riso a cercare Faria. Ora Riso sull'asse tra i due, Faria cerca di allargare il gioco cercando e chiamando in campo Valerio. Scavetta a cercare Faria, portoghese ancora all'indietro, Vidigna per Faria, qui saluta con il pallone Forte, salvo poi rimanere sul posto. Vidigna, palla c'è, palla non c'è, cerca su Valerio, non c'è fallo sul direttore di gara. Faria rimane in marcatura Forte.
Irigna Valerio in avanti, forte, riesce ad anticipare l'avversario, allora parte Palapiede a cercare di cercare, qui Valerio si intromette bene, potrebbe puntare verso la porta, va a cercare Faria invece, Scavetto prende di cecca, l'altra ripartenza di cecca, porta a passeggio la sfera, però gliela soffia via Faria, frana a terra, poi Faria mette fuori il pallone, c'era il fallo, allora Faria immediatamente per evitare la ripartenza l'appoggia fuori, già ripartiti di Tucci, porta sul sinistro la parata di Joao, il pallone che comunque era ben oltre la linea dei pali del portiere portoghese. Guastaferro domestica bene il pallone, va in verticale per Dicecca, si gira di Tucci, cerca il colpo di tacco, tutto chiuso, palla fuori, buona la risposta dell'Heracles. E qui Guastaferro prova a salutare Riso, il pallone però è toccato per l'ultimo proprio da Guastaferro, rimessa laterale da battere. E qui l'Arena Cicerone si prende una battuta che non era sua, fatto sta che c'è stato questo pallone restituito, denti stretti da Guastaferro, lancio verso Riso, all'indietro per Faria, stop nel numero 10, poi il lancio che preda però di Forte, allora Forte riesce a liberarsi di Valerio, in mezzo si intromette bene sul discorso il pallone Riso, poi tocco di Cecca, palla fuori, Faria per Valerio, ancora Faria, si appoggia sul proprio capitano, poi serie di scambi, Scavetto che non passa, è Forte a chiudere, Valerio non lascia passare l'avversario, allora parte palla a piede Valerio, il passaggio verso Riso, pallone fuori, per poco l'Eracle non trova un'altra gioia, palla fuori, non c'è angolo, ripartenza di Forte per Di Tucci, Guastaferro porta a passeggio il pallone, poi Di Cecca, può ripartire la squadra ospite, ma la chiusura di Vidigna, poi Riso cercare ancora Vidigna, l'appoggia per Riso, lascia sfilare per Faria, la porta sul sinistro, murato da Di Cecca, poi Faria mette dentro sotto la traversa e qui è 6-1 con l'Arena Cicerone che era rimasta ferma, Guastaferro era addirittura in attacco fermo lì e Faria è uno che se gli concedi quei tiri te li insacca sotto la traversa, te li mette in seria difficoltà per pararli, 6-1. Una gara dove l'Arena ha giocato meglio nel momento in cui è calato solamente l'Eracle. Si gira di cecca Joao. Valerio. Pallone lento per Faria che lascia il pallone sulla zona. Adesso prova anche a spegnere un po' la partita l'Eracles per cercare di recuperare forze. Qui il pallone è comodo per Colagrosso. Guastaferro a cercare Forte, la chiusura di Vidigna, ancora Faria, Vidigna, sembra un Torello a metà campo, Faria pronta a ripartire, allora parte lui palla a piede, pallone per Vidigna, bello il pallone calciato a destra da Vidigna a incrociare ma non ha trovato i pali di Colagrosso, allora l'arbitro blocca tutto, fa correggere la rimessa, già battuto per Di Tucci, Di Tucci a cercare Guastaferro, non riesce a far filtrare il pallone Guastaferro, rimessa che sarà ancora per l'Eracles, siamo quasi al decimo minuto del primo tempo, Vidigna per Valerio, ancora Faria, cercare Vidigna,
Uscita di Colagrosso, bravo in questo caso a chiudere il varco. Allora, riparte Guastaferro, prova a cercare un varco, non riesce a scagliare il tiro. Rimessa che sarà ancora da corner. Guastaferro di esterno a cercare Barbato. Tiro di Barbato deviato in calcio d'angolo. Ancora allora la squadra dell'Arena a cercare di ricucire un gap che al momento è di 6 a 1. Rimpallato il tiro di Canfora, anzi, sì, di Canfora. Giocarla su Bartolomeo, ha cambiato praticamente quasi tutto la squadra ospite. E qui bravo Joao a rispondere al tocco velato di Guastaferro. Valerio per Faria, lancio in avanti. Riso alle prese con il numero 14 Canfora, all'indietro ancora a cercare Vidigna. Faria si libera bene il tiro, il palo pieno. Può ripartire Barbado in velocità. Vidigna chiude ogni possibilità di andare a dare del tuo a Joao. Guastaferro. Ripartenza che sarà di Joao. Riso, poi Valeria, ancora Vidigna, quasi a voler stanare la squadra ospite. Zottola è entrato in campo al posto di Faria, tornato in panca a respirare un po'. Zottola ancora lo scambio per Riso, ma poi è terminato fuori. Allora Moccia. Moccia, Barbato, Canfora e Guastaferro in campo per la squadra dell'Arena. Barbato subisce fallo. Calcio punizione, posizione interessante per Moccia e Canfora, entrambi dotati di buon tiro potente. Qui bello il gol di Canfora che la mette dentro su punizione. 6 a 2. Tanta potenza è andata a pescare l'incrocio dei pali Canfora. Bella. La sua punizione, ha tolto la ragnatela praticamente dal 7. Riparte Vidigna. Riso. Vidigna lotta in mezzo a due uomini, non riesce a trovare il varco verso la porta. Le battute per Riso che si lamentava forse di un fallo. Zottola, pallone che non passa, si alza un bel po' di polverone in quella zona, ma c'è calcio e punizione. Una zona interessante per Canfora, però fin qui staremo a vedere se il Formia dimostrerà di avere un altro fuciliere con la stessa mira balistica di Canfora. Valerio probabilmente a calciare. Stendo ok il direttore di gara, parte Valerio, il tiro, la parata di Colagrosso che comunque riesce ad anestetizzare il pallone. Valerio per Zottola, non riesce a mettere alle spalle del portiere. Qui Zottola, grosso errore per lui. Barbato, gioco di prestigio, non passa però il pallone. La chiusura di Valerio, riparte Valerio, ma anzi Riso. La pallone fuori, Vidigna, la smista su Valerio, ancora Riso,
Visto, cerca il varco, la chiusura di Bartolomeo. Valerio, il colpetto di tacco per Riso che trova la chiusura comunque della difesa, mette fuori, ultimo tocco dell'attaccante, allora già ripartita l'arena con Barbato che semina avversari, riesce a ripartire con velocità Barbato in questo caso, la chiusura di Vidigna. La polvere è abbastanza fastidiosa quella che si alza dal campo. Intanto Bartolomeo impatta a muro, siamo già a metà del secondo tempo. Bartolomeo lo scavetta a cercare Barbato e qui c'è il fallo da parte di Vidigna. Calcio punizione praticamente dall'uscio dell'area di porta. Vediamo se calcerà di nuovo Canfra, ma non pare. Il giocatore indicato a batterla, giocherà Bartolomeo probabilmente. Poi arriva il diktat di Collu, la batte Canfora. Parte Canfora, spara e fa il 2 su 2 su calcio di punizione. 6 a 3 e adesso si fa interessante la situazione della gara, perché 6 a 3 si potrebbe per assurdo ripartire. Canfora non batte la giocatore di calcio a 5 perché la tira potente sotto il palo, punta sempre all'incrocio, dice Felice Pantanelli, ha ragione, ma ovviamente quello che serve è il gol all'arena in questo frangente. Joao, e qui pallone alto di poco sopra la traversa, c'è bisogno del pallone di ricambio, palla che è uscita dal rettangolo di gioco. Canfora, pallone, anzi Bartolomeo, lo stop di Vidigna, si torna indietro da Valerio. 6 a 3 il punteggio adesso, Zottola riesce a scappare adesso, torna indietro da Valerio, ancora Riso, passaggio in avanti per Vidigna, forse sbilanciato, non c'è fallo. La Canfora per Bartolomeo, aprire per Barbato, Barbato va al tiro, Joao risponde, Canfora il palo, poi la chiusura da parte di Valerio, il tiro di Bartolomeo, palla fuori. Azione insistita. Azione insistita da parte dell'arena. Sono rimasti a terra alla fine Moccia e Canfora. Si è rialzato anche Canfora, nulla di grave anche al suo indirizzo. Sarà allora il portiere Joao a far ripartire il pallone. Teatro Pimpinella intanto in campo col numero 17. Pallone per Riso, si gira Barbato, gliela ruba con un bel po' di fisico. Valerio per Faria, tornato in campo adesso per questa chiusura di gara. Faria, gioco di prestigio a danni di Moccia che resta lì praticamente. Bartolomeo un attimo perde il pallone, rimane comunque nelle disponibilità del numero 8, Barbato nettamente dietro al sole, nella luce, i giocatori sul campo, difficilissimo stargli dietro sia per chi vi parla che per chi riprende. Faria a cercare Valerio, lascia sul posto per Riso, Zottola ancora Riso, lungo a cercare Faria, andiamo qui Pimpinella che in qualche modo spazza fuori. 12 più recupero,
sarà Valerio a giocarla. Cercare Faria, aggancio in qualche modo il portoghese, il pallone ha superato però la linea del campo. Un po' fermo in questo frangente l'Eracles, Bartolomeo per Barbato. E qui Moccia e Faria si scontrano, il fallo del portoghese. Si rialzano tutti e due senza problemi. Palla fuori. Qui un po' di malumore. Sembra essere tornato tutto nei canoni. Valerio per Zottola. Siamo al 20esimo, 10 minuti. Riso per Valerio, poi che ritorna da Joao. Si scalda Sai per la squadra ospite. La squadra di casa, scusate. Pallone verso Faria, l'allunga in qualche modo Barbato. Palla fuori. La giocherà in attacco l'Eracles per Valerio, ancora sul posto Riso, qui fra terra Riso, non c'è fallo sul tocco di Moccia. Zottola cerca un varco, ancora Riso, e qui saluta e se ne va, cercare Zottola. Zottola a rientrare all'esterno e c'è il gol di Zottola. 7-3 Zottola, anche lui tra i marcatori. La puntina di Vincenzo Zottola a trafiggere Colagrosso. Qui Zottola e Riso hanno qualcosa da dire tra di loro, nonostante il gol è qui. Pimpinella ha preso il controtempo. Chiama la calma Faria, quasi da non capitano. Ha giocato su Valerio. Valerio qui va a sparare, ma nulla da fare. Messa che sarà di Colagrosso. Palla che resta lì. Canfora. Pallone lungo a cercare lo scatto di Guastaferro, che è rientrato lì davanti, fra poco entrerà anche Sai, la squadra di casa, e qui Pimpinella spara fuori questo pallone. Faria, rossetto per Riso, gli ruba il pallone Zottola, ancora Riso, rimpallato Valerio, palla fuori, allora ancora Valerio. Rimessa verso Zottola. Zottola contro Pimpinella. Ancora Faria. E qui parte Guastaferro. Ma è bravo Faria a tornare a chiudere. Si allarga e poi lascia scorrere il pallone fuori. Rimessa che sarà di Joao. Sai. Entrato in campo a posto di Valerio. Poi Faria. Riso. Ancora Faria, anzi Riso, Sai, cercare Zottola, è uscito anche Vidigna per riposare un attimo. Faria, avanti per Sai, si gira e tira, bravo in questo caso portiere ospite. Colagrosso, giovanissimo, chiamato quest'oggi a difendere i pali della squadra dell'Arena Cicerone, non ha demeritato. Zottola per Riso, lo scavetto di Faria, e qui Riso perde l'attimo giusto contro Guastaferro, non c'è nulla, palla fuori, è già ripartito, anzi il pallone non era neanche fuori. Barbato qui, bravo, e qui, e qui forse c'era il fallo, eh? C'era il fallo da parte di Joao, è stato un po' scomposto su Barbato. L'arbitro non si è sentito di chiamare nulla, ma forse l'estremo per il fallo c'era.
si sta rialzando Joao, un colpo alla spalla per lui mentre è rimasto a terra barbato. Si rialza anche Barbato, non è ancora al 100%. Gesto di intesa tra i due. E la pallone che ripartirà per la squadra di casa. Chiamate il portiere. Sai. Per Riso ancora dietro per proprio giocatore. Poi Sai. Zottola. Siamo al 25esimo. 5 più recupero. Zottola. Pallone per Sai. Faria. Perde l'attimo giusto, può ripartire forte. Pallone che resta lì, poi Riso, qui salta un paio di avversari. Zottola prova a spostare il pallone, va a cercare Faria. Faria sterzata, non è perfetta. Poi Canfora riesce in qualche modo a superare l'avversario. Pimpinella, la chiusura di Joao. Pimpinella per Guastaferro nel traffico, poi pallone a Faria. A cercare, trovare Zottola, poi in verticale per Sai. Ripese con Canfora, Sai deve smistare il pallone, preferisce portarlo a spassaggio con il destro. Riso ancora Faria, a cambiare campo praticamente. Zottola, stop non felicissimo. Sai lascia scorrere per Riso, non si intendono i due. Ripartenza ancora dell'Arena Cicerone con Forte a cercare Canfora, il tiro fuori. Aveva fatto di meglio nei calci di punizione Canfora, qui ha sbagliato un po'. Sai per Zottola, ancora per Faria, lancio in avanti Riso. Supera il portiere, poi ci pensa Guastaferro ad evitare il gol a portiere battuto. Rimessa che sarà dell'Heracles, l'arbitro finisce lasciare l'incombenza all'arena. Pimpinella. Palla fuori. E praticamente erano in 5 i giocatori in campo per la decisione, erano in 5. Di movimento. Pallone che riparte da Sai, allora pronti ad entrare Diana e Vidigna. Boccia, problema di girarsi. Pallone per Forte, poi scambio per Guastaferro, non passa la sfera. Lo scavetto a cercare Canfora, lo stop a seguire, bello per Forte, il tiro e gol, c'è il gol da parte di Guastaferro, 27esimo minuto. 7-4. Vabbè, da qui al dire che è tornato siamo un po' lungi, felice. Complimenti per il gol, ma Sai, ancora il pallone per lui, buono la parte di Vidigna, cercare Riso non riesce a servire il compagno, palla fuori. 28esimo minuto, lo scavetto qui che non riesce all'Heracles. E qui la munizione per Vidigna, per
aver consegnato il pallone al 28esimo minuto del secondo tempo, un po' esagerata se poi vogliamo vedere il computo di come è stata la squadra, di come è stata la partita. Palla per Boccia, prova a girarsi, non trova il varco, poi Rastaferro prova a spostare il pallone, non inganna Vidigna. Canfora cerca la botta qui, bravo Joao, rispondere pesante sulla botta di Guastaferro, anzi sulla botta di Canfora. Pallone fuori verso Guastaferro, domestica bene, prova a puntare sul Riso, non passa il pallone. Riso parte, lui palla a piede, prova a mandare fuori giri Canfora. Riso per Sai, è anticipato da Forte, poi Sai riparte lui, l'arbitro lascia continuare, Sai il tiro con la grosso, para, l'arbitro qui va a bloccare, va a segnare il fallo per Forte. Un minuto di recupero già partito, anzi no, da riavvolgere il pallone, ma un minuto di recupero, siamo ormai agli sgoccioli di una gara che non è mai stata in bilico. 7-4 il punteggio. Vidigna per Riso il pallone, Sai con la Riso, non passa la sfera, prova Riso a lottare, lo sradica sui, dai piedi di Forte. Riso prende il varco, attenzione che può arrivare il fallo in qualsiasi minuto, ci sarà il corner proprio adesso che andava sparendo il sole. Siamo ormai prossimi al chiudere la gara. Tiro di Sai, ancora una parata da parte di Colagrosso, e l'arbitro dice che può bastare così. Termina 7-4 il derby tra Heracles Città di Formia e Arena Cicerone. Il gol di Valerio Riso Vidigna, Valerio Barbato nel primo tempo, poi ancora Riso, Faria, Canfora che segna una doppietta su pur calcio di punizione per il momentaneo 6-3, Zottals per il 7-3, Guastaferro per chiudere con il punteggio di 7-4. Io ringrazio Gennaro Vernetti che è stato qui con noi, e linea che va al campo per le interviste e le post gara. Nardella, un derby non è stato mai in bilico quello per l'Eracle, ma una squadra che nel momento in cui smette di imporre il proprio gioco va in sofferenza, soprattutto se poi si passa dal punto di vista fisico. Beh, c'è da dire che la squadra è stata ferma un po' di tempo durante queste festività, perché ci siamo allenati non come durante la settimana in cui si è giocato, e quindi abbiamo pagato pure un po' dal piano fisico e nel secondo tempo anche dal piano mentale, perché loro hanno iniziato a giocare duro, ripetuti i falli, a giocare un po' più con la marcatura stretta, e quindi quando abbiamo fatto anche delle sostituzioni ci siamo trovati un po' in difficoltà sul piano del fraseggio, ma abbiamo sempre cercato di controllare il risultato e di mantenerli a distanza per non andare poi a rimettere in discussione la partita. È un organico che, se proprio lo leggiamo tutto, è un po' strettino quello dell'Eracle, lasciami passare questo termine, perché oggi mancavano dei giocatori e in alcuni casi sembra quasi dover avere delle scelte condizionate. Ma fino a un certo punto, perché poi oggi si è rivisto Sai, abbiamo reintegrato Diana che veniva da un lungo stop, stiamo cercando di riorganizzare la rosa perché abbiamo avuto delle assenze importanti rispetto a come abbiamo iniziato il campionato, ma la società penso si stia muovendo anche per sopperire a queste assenze rispetto a, appunto, a quanto abbiamo cominciato. Però comunque gli elementi che sono rimasti sono molto validi, si allenano bene, si stanno conoscendo bene, perché comunque è il primo anno che stanno insieme, e alla fine, alla lunga,
il risultato si vede, anche se la classifica ci condanna perché abbiamo avuto partite dove abbiamo perso più per demerito nostro che per merito degli avversari, però ci abbiamo ancora da affrontare appunto tutto il girone di ritorno e ci abbiamo tutte le carte in regola, più quelle che ci mette la società a disposizione. Allora, in bocca al lupo e ci vediamo sabato prossimo in casa, perché c'è la seconda consecutiva in casa. In bocca al lupo me lo facciamo a noi stessi, perché ce lo meritiamo, vista anche la sfortuna che ci mettiamo nelle partite, soprattutto quando davanti alla porta marchiamo sempre in legno. Mister Cardillo è uno che ci mette la faccia, l'ha fatto nel pieno senso della parola, quest'oggi un bel colpo al volto che però non ha pregiudicato la sua partita, mister. No, fortunatamente no, però sì, la botta si è sentita col freddo che fa, mi ha colpito il naso in pieno, quindi però va bene così. Parliamo di questa gara, mai in bilico il risultato, però se andiamo a vedere dal punto di vista del gioco, l'Heracles ha giocato a calcio a 5, ben diversamente dall'Arena Cicerone, però nel momento in cui ha smesso di giocare ha subito la fisicità degli avversari. Purtroppo questa è una costante che ci accompagna dall'inizio dell'anno. Appena mettiamo le partite dalla nostra parte con un cospicuo vantaggio 4-0, abbiamo smesso di giocare completamente. Ognuno cercava la giocata personale, si è giocato con ritmi relativamente bassi, un po' ha influito anche purtroppo per loro le assenze della squadra avversaria, non erano in formazione certamente tipo. Però queste partite, una squadra che vuole puntare in alto le deve comunque ammazzare già dal primo tempo, cioè deve chiudere, non possiamo rimettere il risultato in bilico, prendere dei gol per errori tecnici e di sufficienza, perché abbiamo fatto errori di sufficienza, perché cercavamo il tunnel, cercavamo la giocata d'effetto e così non va bene, così da questo punto di vista si deve ancora crescere, anche se quando giochiamo con squadre che purtroppo, ripeto, è una squadra rimaneggiata, non riusciamo a giocare a ritmi alti come siamo abituati a fare. E se non giochiamo a ritmi, con i nostri ritmi, poi incontriamo difficoltà con qualsiasi squadra. Il campionato, la prossima partita ve la mette ancora tra le mura amiche di casa, si giocherà contro il Real Fondi, altra squadra che è dai due volti, come tutte le formazioni di questo campionato, giocano bene, poi arrivano dei risultati strani. Ma in effetti il Real Fondi è una delle squadre che quando è al completo gioca veramente un bel calcio a 5, merito anche del loro mister, di mister Anto Giovanni, che fa giocare la squadra, cerca sempre di giocare la palla, mai di buttarla in avanti, e sarà una partita lo stesso difficile, una partita dura come lo sono in questo campionato quasi tutte le partite. Noi dobbiamo continuare la nostra striscia, adesso dobbiamo recuperare qualche infortunato, perché anche oggi eravamo 10 indistinti, abbiamo ancora Valente e Colacicco fuori, però con questa rosa, con la rosa che abbiamo, sicuramente possiamo fare ancora meglio e dovremmo fare ancora meglio. Jacopo Lieto, una gara che non è stata mai in bilico per quello che riguarda il punteggio, l'Eracle ha controllato il gioco, bisogna dare quasi per onestà intellettuale questo onore agli avversari, però quando è calato il gioco degli avversari voi siete riusciti a livello fisico e avete dettato gioco per una parte di gara. Sì, sicuramente è andata così, però dobbiamo fare un mea culpa anche sul nostro primo tempo. Il mister l'aveva preparato come approccio partita, aveva preparato in maniera molto diversa, però purtroppo un po' i nostri giocatori hanno sentito il derby e non siamo partiti come dovevamo, ecco, quindi ci ha penalizzato quello, perché subito siamo andati sotto sul 3-0 e da lì poi, insomma, recuperare tre gol subito così pronti via rimane un po' difficile, però come dice lei è andata abbastanza bene e siamo contenti per la prestazione del secondo tempo, non del primo assolutamente, infatti il nostro buon mister tra il primo e il secondo tempo ha dato la giusta carica, la giusta strigliata ai ragazzi e qualcosina si è visto nel secondo, è cambiato, sì, qualcosina si è visto. Speriamo sempre di migliorarci, speriamo in meglio, questa è una squadra che conosciamo bene, siamo cugini, nel senso che comunque siamo vicini e sappiamo il valore di ogni singolo giocatore rispetto ai nostri, quindi la partita non dico che era comunque persa assolutamente, perché noi non partiamo, non si gioca per perdere,
però comunque il tasso tecnico si è visto in campo. Complimenti all'Heracles e speriamo che noi faremo punti in altre occasioni, insomma. Bello vedere come l'Arena Cicerone sia una delle poche società però nel Golfo che hanno settore giovanile, che hanno una programmazione, e questa è una cosa interessante e importante, e cosa che fin qui spesso e volentieri non viene fatta nel Golfo di Gaeta. No, ci vantiamo di questo perché abbiamo preso questo impegno, siamo comunque una società giovane, però il presidente Macone, unitamente al fratello e alla dirigenza, noi, direttore generale, io, il direttore sportivo De Clemente, gli stessi mister sia dell'Under 21 che della prima squadra, abbiamo improntato proprio il concetto di crescita. E quindi con i ragazzi stiamo, infatti oggi abbiamo visto in porta c'era il nostro Paolo Colagrosso, che è un giocatore dell'Under sotto età, perché comunque ha 16 anni e credo che si sia comportato magnificamente nonostante i 7 gol presi, che sicuramente non sono stati per colpa sua. Quindi voglio dire, è un progetto di crescita, noi puntiamo solo ed esclusivamente alla crescita e per adesso stiamo vedendo in parte risultati, magari non giocati, ma comunque a livello societario siamo abbastanza forti, siamo abbastanza contenti di questo. La prossima gara è il Buona Onda, è un'altra squadra di quelle dell'alta classifica, costruite bene, costruite per essere protagoniste in questo campionato. Sì, esattamente, infatti al girone d'andata abbiamo subito la loro fortezza, diciamo così, perché comunque è vero che era la prima partita del campionato proprio, però comunque si è vista comunque la superiorità, dobbiamo essere comunque chiari su questo. Ma noi, ripeto, cerchiamo sempre di migliorare e speriamo, sarà difficile, ma speriamo di andarcela a giocare compatti come gruppo e quindi cercando di fare risultato, quantomeno un risultato utile. Mister Collu, un derby finito con la vittoria dell'Heracles, però si sono viste le differenze in campo tra una squadra che non dico nasce quest'anno, ma che comunque comincia a formare il proprio curriculum quest'anno, e una squadra che invece ha tra le sue fila giocatori che hanno esperienza internazionale. È vero, è vero. Diciamo che è stata una partita dai due volti, abbiamo regalato il primo tempo, ma a questo anche grazie alla superiorità della squadra avversaria. Non è che abbiamo regalato un primo tempo perché abbiamo... Forse perché abbiamo concesso troppo e abbiamo fatto troppi errori. È una squadra esperta come l'Heracles, ti punisce immediatamente. Nel secondo tempo, magari anche grazie a loro che sono scesi un attimino fisicamente, abbiamo alzato un attimino i ritmi e non dico potevamo pareggiarla, ma almeno ridurre un attimo il passivo, perché i ragazzi poi ce l'hanno messa tutta, belle parate del portiere, alcuni gol ce li siamo mangiati, però non è recriminare questo, la vittoria è meritata per l'Heracles. Devo fare una domanda di tecnica, perché Collu è uno che studia tantissimo la tecnica, e se devo dirla tutta, non ho visto una grandissima tattica sul campo, soprattutto senza palla da parte dell'Arena. Ho visto tanta fisicità, che è una cosa che può far bene come può far male, ma non ho visto, tranne che in alcuni casi dove ci sono state belle azioni anche ragionate, quel tocchetto che manca in questo momento. Allora, hai detto giusto, io quando ho detto abbiamo regalato un primo tempo era proprio questo che volevo dire. Noi abbiamo preparato nell'ultima settimana i due allenamenti, avevo preparato un certo tipo di partita. Io avevo un'idea particolare come fermare questa squadra, ma purtroppo ci vuole del tempo per far assimilare a giocatori, come avete potuto vedere, molto giovani. Abbiamo una rosa tutti under, abbiamo giocato con un portiere, se non erro, 2004. Anche di Ducci, un under. Un under di 45 anni, che comunque è comunque un ragazzo che tira il gruppo, perché comunque è sempre il primo a venire agli allenamenti e noi non possiamo fare altro che ringraziarlo, e i giovani soprattutto devono prendere esempi da lui.
ci vuole tempo, noi sappiamo perfettamente che questo sarà un campionato di sofferenza, però continuiamo a ribadire che bisogna far crescere i giovani, e nel territorio non ci sono, noi dobbiamo assolutamente lavorare in questo modo. Io presumo che tra un paio di anni si inizieranno a vedere i frutti di questo lavoro. Se ci aspettiamo tutto e subito non andiamo da nessuna parte, con i giovani soprattutto ci vuole pazienza.